Yeah. Bella a tutti ragazzi, qui siamo 2124 ed eccoci in un nuovo video. Oggi siamo in un video un po' particolare, un tutorial. E infatti, come avete visto nel titolo, è come sbloccare il bootloader in qualsiasi smartphone, a parte di Xiaomi con la MIUI, perché quelle ci vuole un programma apposito. Ovviamente non vi posso far vedere come si fa, perché in primis non ho neanche un dispositivo con la MIUI installata, anche se il mio dispositivo è lo Xiaomi e lo Lite, però ha sempre installato a bordo Android One Stock, quindi è diversa la procedura. Allora, oggi vi farò vedere quindi come installare i driver ADB e Fastboot e come sbloccare il bootloader. Quindi per prima dobbiamo installare ADB e Fastboot, che sono dei driver che servono praticamente per collegare il PC, sì, collegare lo smartphone al PC e poter sbloccare il bootloader o flashare altri sistemi operativi o installare la TWRP. Infatti nel prossimo video, che sempre sarà basato sul modding di Android, vi farò vedere come si installa la TWRP sia nei dispositivi non criptati e criptati. Allora, per prima andiamo a installare questo file zip che troverete qui sotto in descrizione. Lo estraiamo, estrai qui, ci saranno questi due file. Questo qui praticamente serve per installare i driver propri, questo qui per verificare che c'è. Allora, estraiamo il driver, doppio clic, facciamo sì, e vi spunterà questa schermata blu. Allora, per installare dovete sempre schiacciare Y e invio quando ve lo chiede, quindi Y vuol dire yes, N vuol dire no ovviamente, quindi Y, facciamo Y. Allora, quando vedete questa parte, come ho già installato il driver, voi non l'avrete come lo vedete da me, ma in questo caso, prima della schermata della fine, vi farò vedere dove installare il driver, in quale cartella, in quale parte del computer. Voi scegliete quella che volete, però ricordatevi che dove l'avete installato. Io vi consiglio o nei documenti o nel desktop. Io vi consiglio nei documenti, ma va bene anche il desktop. Dopodiché fate fine e avete installato ADB. Dopodiché dovete andare al pannello di controllo, andare sulla sezione sistema, gestione dispositivi. Allora, a questo punto dovrete collegare il vostro dispositivo e farlo accendere in bootloader. Ogni telefono ha la propria combinazione di tasti, però per prima dovrete sempre spegnere il dispositivio. Di solito per entrare in bootloader si schiaccia tasto power o volume su o volume giù. Se avete altri tasti a parte volume giù, volume su e tasto power, non lo so, cercate su internet combinazione tasti e nome del vostro dispositivo. Comunque ora vi faccio anche vedere come si fa. Qua c'è il dispositivo, come potete vedere, è uno Xiaomi Mi A2 Lite. Scusate per la qualità di video che fa schifo, ma è registrato con l'iPad e poi c'è anche poca luce nella mia stanza. È anche un motivo perché non mi vedete, non ho fatto mai un video con la webcam. Quindi dovete schiacciare, come vedete, questo, il tasto power, che qua però non si vede benissimo perché è tutto nero il mio telefono, e il volume tasto giù. Allora, vediamo se scusatemi ragazzi, ma non mi viene tanto facile, aspettate. Quindi devo creare un piedistallo, se riesco. Ok, ci sono riuscito. Allora, prendete il telefono, tasto power e volume giù. Tenete premuto.
e poi il telefono si accenderà. Questo qui, come vedete, è il bootloader di Xiaomi. Infatti qua c'è il robottino del, c'è il coniglietto della Xiaomi e il robottino che vedete che è tipo tutto aperto in lavorazione, così in fast boot. E dovremmo collegare il dispositivo. Allora, scusate raga, ma come ho detto è il primo episodio, non mi sono organizzato benissimo e vedete una qualità di schifo, ma ok. C'è scritta la sezione Android Phone. Qui vedete un altro simbolo, ma voi vedrete come dispositivo non conosciuto. Voi lo schiacciate, tasto destro, aggiorna driver. Dopo aver aggiornato i driver, infatti, cerca il software nel dispositivo. E qui dovete scegliere dove avete installato i driver ADB. Poi fa, io tipo l'ho installati nel desktop, comunque scegli driver nel... Allora, perfetto, vedete? Driver ADB, interfaccia e tutto, capito? Quindi, dopo aver fatto questo, schiacciate Android ADB Interface, fate avanti, fate sì, si stanno installando i driver e fate chiudi. Avete installato i driver. Allora, dopodiché si creerà anche una cartella che praticamente si trova in dovete andare, aprite l'Explorer File che si apre, poi disco locale C, ADB. Qui abbiamo la finestra di ADB. Adesso dovremo sbloccare il dopo aver installato la ADB, dovremmo installare, dovremmo sbloccare il bootloader. Dopo aver sbloccato il bootloader, dobbiamo andare dopo aver fatto tutto questo, dovremmo schiacciare shift premuto e tasto destro e schiacciare apri finestra PowerShell qui. Aspettate un po' e si apre una finestra PowerShell. Allora, per controllare che il vostro dispositivo sia collegato al PC, dovete fare questo comando. Allora, fast boot device. Allora, se vi spunta questo nel script qui, vuol dire che il dispositivo è collegato e potete andare con la procedura. Allora, il comando è fast boot om unlock. Io non lo faccio perché già l'ho fatto e se lo farei si cancellano i dati. Ah, giusto. Quando sbloccate il fast boot, quando sbloccate il bootloader, perderete i dati, quindi prima di farlo questa operazione vi consiglio di fare un backup. Dopo aver fatto il backup potete andare col fast boot, potete sbloccare il bootloader. E poi vi uscirà una schermata che adesso a me mi compare anche se già l'ho fatto, infatti adesso in una clip ve lo faccio vedere. La schermata, ragazzi, è questa qui, come vedete. Allora, e così si sono avete sbloccato il bootloader. Insieme. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile. Mettete un mi piace, iscrivetevi e lasciate un commento. Poi, dopodiché, uscirà anche il video come installare la TWRP sia su telefoni criptati e non. E come installare. È come avere i permessi di root. Allora, quindi ciao raga.